Oggi ho la possibilità di poter provare la famosissima Bissell scopa elettrica, ma non solo, perché è riduttivo chiamarla scopa elettrica perché è una lavapavimenti per pavimenti duri, ma funziona anche sui tappeti, lava anche tappeti, quindi lava, aspira, la possiamo utilizzare anche come aspirapolvere normale, ma ne perderebbe ovviamente la sua funzione principale, quella di lavare i pavimenti duri. Allora vi dico subito che la trovo in vendita sulla zona Italia, ma ormai sta andando anche dalla grande catena di distribuzione perché Bissell è un marchio americano veramente molto famoso negli Stati Uniti. Da poco è arrivato in Italia grazie anche ad Amazon. Allora, la vedete dietro le mie spalle? Non ho fatto ancora il montaggio della scopa perché avremo modo di montarla, guardarla insieme, facciamo l'unboxing, vediamo cosa esce dalla scatola. E poi dopo ci saranno dei test approfonditi e una recensione scritta che sarà pubblicata su Amazon. Quindi non mi fermate semplicemente all'unboxing, ma leggete la recensione scritta perché è molto importante, perché è frutto di quei test che poi farò ovviamente insieme con l'aiuto anche di altre persone per vedere se realmente questa scopa elettrica funziona bene e vale la pena acquistarla oppure no. Vi dico subito che da moltissimo tempo utilizzo anche scope a vapore, ma ero interessatissimo veramente a testare questa scopa della Bissell perché lava i pavimenti, quindi per quelle persone che hanno un po' più di difficoltà e che vogliono fare anche in fretta, la possibilità di poter lavare il pavimento e nello stesso tempo asciugare, quindi aspirare l'acqua e pulire tutto a fondo. Ma andiamo a vedere all'interno della confezione cosa esce. All'interno della confezione vi vedete col manico in mano, perché questo qua è il manico dove ci sono sopra i comandi, c'è l'avvolgicavo, si monta direttamente con un click, direttamente qua, ma non lo monto ancora perché voglio farvi vedere una cosa molto importante. Dalla confezione esce questa confezione, scusate il gioco di parole, di detergente che andrà inserito all'interno del serbatoio, questo serbatoio che va poi posizionato nella parte posteriore, direttamente dietro ci mettiamo l'acqua, ci possiamo anche mettere l'acqua tiepida, ci sono già i segnalatori, quindi una parte di acqua, una parte di prodotto. Inseriamo il prodotto e ovviamente avremo una pulizia più approfondita, i prodotti della Bissell per pulire sono veramente molto buoni, vedete io ne ho anche altri di altre tipologie di lava tappezzerie, vi faccio vedere anche questo. Allora, questo è quello che esce all'interno della confezione, c'è una ottima profumazione, vi faccio vedere, l'ho anche aperto questo, vedete, ci ho fatto un foro sopra, e il profumo è veramente molto molto gradevole, ma lo mettiamo da parte perché comunque questi qua noi possiamo anche utilizzare, possiamo decidere anche di utilizzare del sapone che già abbiamo, ovviamente compatibile con questo tipo di scopa. Eccola qua, vi dico subito una cosa molto importante, il cavo, cavo con la presa asciugo, vi dico che è 7 metri e mezzo, 7 metri e mezzo, segnatelo, è veramente tanta roba. Veramente molto doppio, fatto benissimo. Ecco la nostra scopa elettrica che viene in questo momento poggiata su una basetta. Eccola qua, la vedete? Dietro va montato il serbatoio, vi faccio vedere. Scusate, mi giro di lato. Il serbatoio è inserito in questo modo qua, vedete, viene fatto direttamente un click, dietro c'è l'avvolgicavo. Abbiamo nella parte anteriore, ve lo faccio vedere, con un semplice click, vedete, si apre la scopa. Cosa importante, resta in piedi. Allora, vi dico subito che il serbatoio si apre in questo modo qua, sopra c'è un filtro che può essere lavato e può essere comunque sostituito. I pezzi della Bissell si trovano ovunque, assolutamente. Andiamo a smontare, c'è un sistema di galleggianti e all'interno, vedete, del bicchierone c'è un altro sistema, eccolo qua, PetPro, che serve a togliere diciamo, quelli che sono i residui solidi e separarli direttamente dall'acqua. All'interno di questo serbatoio andrà poi depositata l'acqua sporca che butteremo e poi potremo lavare tutto. L'importante è la manutenzione di questi prodotti perché li faremo sempre funzionare in modo perfetto. Guardate, direttamente un clic. Abbiamo anche la possibilità di poter smontare direttamente la scopa in questo modo qua. Vi faccio vedere, si apre, lo possiamo aprire, lo vedete, lo possiamo tranquillamente lavare. Ecco qua, push direttamente. Questo è il rullo che si può lavare. Allora, è in microfibra, ma all'interno ha delle spazzole veramente molto dure che possono agire molto bene all'interno delle fughe. Semplicissimo il montaggio, lo andiamo poi a riposizionare in questo modo qua. Spostiamo sempre il filo, che purtroppo dà un po' fastidio. Vedete, la copertura è con tutte le guarnizioni del caso. Va a montare in questo modo qua. Scusate, ma il filo mi sta dando, mi rende un po' fastidio. Ecco qua, il gioco è fatto. Vi ricordo che c'è la basetta, c'è diciamo, il sistema per versare la formula all'interno oppure l'acqua all'interno del serbatoio. Questo kit ce l'abbiamo agganciato. Ci posizioniamo direttamente questo qua all'interno. Questa è la basetta dove potremo poggiare la nostra scopa quando non la utilizzeremo. Semplicissimo il montaggio dell'asta che si collegherà elettricamente. Basta fare semplicemente questo modo qua, vi faccio vedere. Un piccolo click, ecco qua, il gioco è fatto, la posizioniamo e quindi la possiamo tranquillamente utilizzare perché questa qua si inclinerà
e resterà tranquillamente all'impiedi. Ma andiamo a vedere un pochettino il funzionamento della nostra scopa elettrica e come si la nostra lavapavimenti, e vediamo come si comporta. Come vi dicevo, i comandi sostanzialmente sono tre. Vedete questo tasto, questi due tasti qui che servono ad utilizzare il tasto principale per la pulizia del pavimento duro, tasto secondario per la pulizia dei tappeti. C'è un altro tasto posto lateralmente qui sotto, direttamente una linguetta che serve direttamente a far confluire l'acqua del serbatoio direttamente all'interno del sistema di pulizia. Vi dico subito, io già avevo provveduto a sistemare il serbatoio, ho riempito di acqua calda, possiamo riempirla sino a 60 gradi, ci sono gli indicatori, ci ho messo anche all'interno il pulitore direttamente della Bissell, lo andiamo a riposizionare, vi faccio vedere com'è semplice, basta serrare bene, direttamente in questo modo qua, ho fatto un click, vi faccio vedere subito immediatamente, l'acqua non uscirà ancora, ma se la andiamo a accendere, vedete, vi faccio vedere, accendiamo per il pavimento duro, partirà. La spazzola non si muove, però se lo abbassiamo, guardate, inizia a ruotare la spazzola. Al momento che la mettiamo in piedi, la spazzola si ferma. Stesso discorso vale anche per la pulizia dei tappeti, quindi se rimane in verticale e accendiamo sarà solamente aspirante, la spazzola si attiverà al momento che abbasseremo. Guardate, accendiamo. Vedete, rimane perfettamente bene all'impiedi, materiali sono veramente molto solidi, cavo da 7,5 metri. Allora, faremo prima un'aspirazione a secco, ho messo della farina e ho messo del riso che non si vede ma lo sentirete sicuramente. La farina e il riso è stato completamente aspirato. All'interno del secchio ve lo faccio vedere, eccolo qua, lo vedete, sentite? Ovviamente potremo anche utilizzare il lavaggio direttamente con acqua e ora vi faccio vedere come funziona. Andiamo a riposizionare il nostro secchio, prendiamo, vedete, l'acqua inizia a scendere, vedete, guardate come pulisce bene, vedete, Allora, è stato completamente ripulito, ho lasciato il tasto, vediamo un attimino all'interno del serbatoio cosa è accaduto, i liquidi li vedete direttamente all'interno della telecamera, vi faccio vedere, attenzione che esce un pochettino d'acqua in quanto qua la sporco che viene aspirata dalla parte sottostante, lo andiamo a richiudere e vi posso anche dire che il pavimento già è parzialmente, non puzza nemmeno di ketchup, assolutamente. Utilizzeremo l'opzione nella nostra Bissell Crossway direttamente con l'opzione 2, quindi per i tappeti. Vedete che inizia a partire la rotazione. Bisogna tenere bene anche il tappeto perché se è leggero si attacca. Vedete che la forza di aspirazione sposta il tappeto, ma se andiamo a prendere l'acqua, vedete, si accende il led, inizia a scendere l'acqua e quindi inizia a lavare anche il tappeto. Vedete, si sta bagnando. Posizioniamo da quest'altro lato per mantenere fermo, ecco qua, vedete? Il tappeto viene completamente lavato, guardate. Neanche un pochettino all'interno del serbatoio, cosa si è raccolto? Guardate qui, vedete, vi faccio vedere bene, guardate l'acqua sporca. Ho terminato le pulizie con la Bissell Crosswave, ho utilizzato parte dell'acqua poco sapone, ma ho anche utilizzato dell'altro sapone di seconda marca per poter vedere un pochettino come puliva. Ecco i risultati, abbiamo lavorato poco sul tappeto, ma guardate qui direttamente l'acqua sporca, ve la faccio vedere, credo che si veda molto bene all'interno della telecamera. Quindi l'acqua pulita passa attraverso la scopa, si accende il led, quando lasciamo il grilletto il led si spegne, quindi utilizziamo l'azione di aspirazione e tutto lo sporco di aspirazione, sia i solidi che i liquidi, andranno direttamente convogliati all'interno di questo serbatoio. Serbatoio che comunque poi dovremo lavare, poi dovremo ripulire insieme alle spazzole. Credo che il risultato sia comunque molto buono, mi è piaciuto come si comporta sui pavimenti duri, aspira veramente in modo incredibile col ketchup, non ha lasciato assolutamente alone di grasso a terra, farina assorbita in modo molto veloce, sia come aspirazione molto buona sia per il lavaggio. Sui tappeti si è comportata bene, però attenzione perché i tappeti molto sottili spesso tendono a piegarsi e quindi possono direttamente perdere la loro forma, quindi si possono avvolgere all'interno della spazzola, quindi bisogna immediatamente fermare la pulizia e mettere un contrappeso oppure mettere un'altra persona che vi dà una mano, mette un piede dall'altro lato e quindi si riesce a pulire veramente molto bene.
contentissimo di questa lava e mezzo perché è compatta, la riusciamo a mettere dove vogliamo e riusciamo veramente a pulire tutta la casa in pochissimo tempo. Sembra pesante in mano, ma quando la andiamo a mettere a terra, facciamo camminare, se è solo la spazzola si la tira e pulisce in modo veramente molto uniforme. Ho terminato, se avete domande scrivetemi direttamente, ci sarà la recensione scritta dove ci saranno i pro e i contro, quindi lascio a voi la scelta di acquistarlo oppure no. Sinceramente ve la consiglio, vi dico la verità. Da tenere a casa una scopa elettrica a batterie, una scopa lavapavimenti come questa per pavimenti duri e una vaporiera. E avete risolto i problemi della vostra vita. Ciao ragazzi!